Eccoci, allora, ciao mister, una partita, una vittoria importante per due motivi, perché fare un secondo tempo d'assedio fuori casa non è mai facile, per poi vincere l'87esimo ti dà comunque quella forza quando pensavi di non vincerla più, è che è importante. No, molto, devo dire la verità, come hai detto te, nel secondo tempo abbiamo proprio spinto tanto, il primo tempo è stato equilibrato, siamo partiti bene noi, poi hanno lavorato meglio loro negli ultimi 20 minuti, poi nel secondo tempo abbiamo trovato una marea di traiettorie, di giocate, siamo arrivati tantissime volte alla conclusione, abbiamo preso un palo, una traversa, fatto tre parate importanti il portiere, abbiamo battuto 15 corner, quindi abbiamo spinto parecchio e di nuovo, come poi è successo con la Bagnolese, la bravura dei ragazzi è stata quella di non disunirsi e continuare a macinare gioco sempre mantenendo equilibrio. Era quello che all'inizio dell'anno un po' perdavamo mentre andavamo avanti i minuti, che ne avevo già detto anche con te una volta. Questo invece da un paio di partite lo stiamo facendo bene, alla fine porta i frutti perché comunque partite devi tenerle su per 90 minuti, diciamo, in maniera equilibrata come squadra. Per cui sono molto contento, sono contento del fatto che non abbiamo mai smesso di crederci e sono contento perché è un paio di settimane, tre, che ci alleniamo molto, che i ragazzi allenano molto bene. E io avevo detto, e anche loro mi hanno detto, la sensazione è che abbiamo capito tante cose e avevamo bisogno di giocare la domenica per poterle vedere in pratica, dai. Per cui sono contento che siano riuscite tutte nel modo giusto. Senti Luca, ma come ci si fa a allenare non sapendo se poi il sabato o la domenica giochi? Allora, questo noi ne parliamo spesso nello spogliatoio. Noi dobbiamo cercare di essere dei robot. Innanzitutto abbiamo la fortuna di poterci allenare, cosa che pochi hanno. Seconda cosa, questo è un campionato che se rimaniamo sul pezzo non ci diciamo tra noi questo è un anno brutto. E in un anno brutto possono succedere grandi cose, sicuramente qualcuno ne agevolerà e noi dobbiamo lavorare per essere noi. Quindi giocare, giochiamo, non giochiamo, ci rialleniamo. Per questo devo dire i ragazzi sono mondiali, perché sono tre settimane che ci alleniamo e abbiamo giocato solo questo, ora non sappiamo quando rigiocheremo. Però è un po', possiamo fare la differenza, oltre che con le qualità che abbiamo, anche con la tenuta mentale di un campionato difficile, perché molte volte prepari una gara, arrivi al venerdì, dicono vai a casa e è un po' di scoramento ce l'hai, diciamo.